Hai appena comprato un barbecue a gas? Vuoi creare nuovi piatti, ma le ricette sono troppo complicate? Guarda cosa provo a realizzare io. Ricette semplici per stupire tutti i vostri commensali. Gli ingredienti sono bacon, chips da affumicatura, zucchero di canna, sciroppo d'acero e peperoncino di cayenne. La prima cosa da fare è mettere dell'acqua sulle nostre chips. Dovranno stare in ammollo per circa mezz'ora, così sprigioneranno il fumo necessario per la nostra ricetta. Accendiamo il barbecue e lo facciamo andare al massimo per circa un quarto d'ora. In questo modo elimineremo i residui delle precedenti cotture e scalderemo il barbecue. In una ciotola mettiamo lo zucchero di canna, lo sciroppo d'acero, e il peperoncino di cayenne. E mischiamo. Ora prendiamo una ciotola più grande e ci andiamo ad adagiare il nostro bacon. Poi ci aggiungiamo il composto che abbiamo preparato prima. E con le mani facciamo arrivare il composto bene dappertutto. Spazzoliamo la griglia e impostiamo il metodo di cottura in diretta. Io, avendo tre fuochi, spegnerò il centrale e abbasserò i due laterali, cercando di mantenere la temperatura del mio barbecue intorno ai 160 gradi. Sgoccioliamo le chips e le mettiamo all'interno dell'affumicatoio. Inseriamo sotto la griglia una vaschetta di alluminio che ci aiuterà a tenere pulito il barbecue. La mettiamo al centro, sopra al bruciatore spento. E da quest'altra parte, sopra il bruciatore acceso, mettiamo la smoker box con le nostre chips. Chiudiamo e aspettiamo che cominci a fumare. Ora che le chips inizino a sprigionare il fumo, mettiamo il nostro bacon sulla griglia. E chiudiamo.
terminata la affumicatura, possiamo girare le nostre fettine di bacon. Ora possiamo procedere spalmando un altro po' della nostra soluzione zuccherina rimasta. Ora le togliamo dal barbecue e le mettiamo a raffreddare su una griglia rialzata. Ecco qui il nostro candy bacon. Cose importanti è che al tatto rimanga asciutto e che al morso resti croccante. Una cosa simpatica per portarlo a tavola è metterlo all'interno di un bicchiere e fare una specie di composizione e metterlo al centro del tavolo. Wow ragazzi, un'esplosione di sapore in bocca, in un solo morso, dolce, salato, croccante e piccante, con una nota affumicata che non guasta mai. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e iscrivetevi al canale. Rivediamo gli ingredienti.